Ciao a tutti e bentornati sul canale del Ciclista Anonimo per continuare la serie sul Pro Team. Dopo 8 tappe del Tour de France in maglia gialla c'è Primoz Roglic con 2 secondi di vantaggio su Pulsang, 17 su Bernal, loro tre si giocheranno il Tour. Noi con Sivakov siamo settimi in classifica generale. Andiamo a giocare, siamo anche in maglia verde con Trentin, anche in maglia qua con Hindley. Andiamo a giocare la nona tappa di questo Tour de France. Allora, nona tappa di montagna da Limoges a Foix, 185 km, andiamo a giocarla. Allora, Sivakov sta mediamente bene. Io sarei tentato di andare in fuga sia con Hindley che con Trentin. Con Trentin per la maglia verde e con Hindley per la maglia qua. Però dobbiamo vedere se ci fanno andare in fuga due corridori. Noi ci proviamo e vediamo che viene fuori. Hello and welcome to all. Despite the absence of celebrated climbs on the race profile, this still remains a demanding mountain stage. With 4,700 meters of vertical gain, it's hard to imagine that a non-climber will shock. Allora, ordiniamo subito a Trentin di attaccare, noi gli andiamo dietro, e a Boissonhagen di proteggere Sivakov, mentre Roulier di perseverare senza limiti, se non vuol finire tempo massimo anche lui. Parte Trentin, noi proviamo subito a prendergli la ruota, il problema è che Trentin ci fulmina, uno scatto incredibile. Ora proviamo a prendere la ruota di Peyo Bilbao. Speriamo che ci fanno andare in fuga entrambi. Quindi maglia verde e maglia qua provano ad andare in fuga. Potremmo dire a Trentin di aspettare il gruppetto dietro di te, perché non ha senso distruggersi da solo. Stiamo comunque prendendo una quarantina di secondi di vantaggio, e questo è ovviamente un bene. Trentin adesso si accoda a questo gruppo, vediamo di collaborare, ci vediamo più in là ovviamente. Allora è uscito via questo fugone di 17, però abbiamo solo 37 secondi di vantaggio, oppure che il gruppo comunque non faccia andare via una fuga così numerosa, anche se di classifica non c'è nessuno però. Potrebbe essere un problema una fuga così numerosa, anche se adesso si crea un braccio di ferro tra i fuggitivi ed il gruppo, e questo non è assolutamente un bene. Davanti non c'è neanche questa così grande collaborazione, questo è sicuramente un problema. The breakaway can't widen the gap. Speriamo che il gruppo molli e ci lascia andare un attimino, perché altrimenti sarà durissimo centrare la fuga. A Trentin gli diciamo di seguire gli attacchi e vediamo cosa ne viene qua. Il problema è che c'è anche bene con in fuga Valverde, insomma ci sono corridori buoni. Se il gruppo non cede sarà difficile entrare in fuga. Il gruppo deve proprio mollare, ma mi sembra volerlo fare. C'è un braccio di ferro dietro. Allora, stiamo imboccando la prima salita e continua questo braccio di ferro tra gruppo e fuggitivi. Abbiamo sempre 40 secondi col gruppo che dietro insegue, quindi questa tappa rischia di trasformarsi in una vera e propria carneficina. Però credo che in fuga ci sia Adam Yates, che a 10 minuti, insomma, ci sono corridori buoni, anche se sono attardati in classifica. C'è Evenepoel, Valverde, Adam Yates, quindi il gruppo è abbastanza preoccupato, però adesso forse sembra mollare. Abbiamo preso 1 minuto e 20, forse in bocco salita il gruppo sta mollando, ed è una cosa ottima per il nostro Trentin, perché fuga di 17, Trentin riesce a stare nel gruppo, sarebbe una cosa ottima. Quindi il gruppo molla, 1 minuto e 40, quindi direi che possiamo assolutamente vederci più avanti, perché tanto queste salite di terza categoria segnano pochissimi punti. Con Hindley è importante cercare di passare per primi a uno dei prima categoria. Qui siamo a 1 chilometro dallo scollinamento di questa terza categoria. Ci sono corridori veloci, quindi non so se in qualche modo riusciamo a vincerlo questo Gran Premio della Montagna. Magari possiamo provare ad anticipare
visto che c'è questa curvettina con Jay Hindley. Anche se sulla ruota abbiamo Lilian Calmejan, poi c'è anche Dan Martin, e prendiamo due punticini con Hindley. Benissimo così, anche se gli altri devo dire non è che fossero così agguerriti. Inizia la discesa, tra poco c'è un'altra terza categoria, ma le salite che contano sono quelle due prime categorie. Se riuscissimo a passare per primi, almeno al primo dei due prime categorie, sarebbe un grandissimo risultato per noi. Allora, abbiamo preso bene la curva dopo questa discesa e abbiamo fatto un buco. Mancano 3 km, magari se non ci chiudono sfruttiamo la situazione e ci prendiamo anche questa terza categoria e ci portiamo a casa altri due punticini con Hindley, il che non sarebbe affatto male, perché anche questi punticini sono importanti. Vedete, c'è Venepul che ci insegue lì, ci tiene lì, noi proviamo a tenere questo vantaggio senza andare a tutta, anche se mancano 2 km allo scollinamento. Vediamo se riusciamo a tenere questo vantaggio e poi l'ultimo chilometro proviamo a scattare in avanti. Vedete, 13 secondi, dietro si guardano un po', non sanno cosa fare. Ma ce la possiamo fare perché non stiamo andando tutte, abbiamo la barra rossa, quindi se vogliono chiuderci loro devono scattare e poi ovviamente scattiamo noi. Quindi 12 secondi. Va bene, con le Woods ci tengono lì, però mancano sempre meno metri, 500 metri, io proverei a scattare, penso che non c'è più lo spazio per richiuderci, e infatti ci prendiamo altri due punticini con Jay Hindley, benissimo così. Allora, 2.5 km allo scollinamento di questa seconda categoria che segna 5 punticini. Salita devo dire piuttosto durettina, ma se riuscissimo a prendere anche questi altri 5 punti con gli altri 4 che abbiamo già preso, andremmo a 9, non sarebbe un brutto bottino, però dobbiamo risalire le posizioni. Comunque in questa fuga c'è Valverde, Port, Evenepoel, Dan Martin, Adam Yates, Kreuzinger, Woods, tanti bei corridori, ma questi corridori puntano a vincere la tappa. Però la fuga ha comunque solo due minutini di vantaggio, non tantissimo. Ultima parte di questa salita che è abbastanza dura. Vedete, la velocità è di 15 all'ora, non si sale, è un granché forte. Ultimo chilometro, prima dello scollinamento, Woods davanti. Trentino sta parecchio bene. 700 metri, 600 metri. Dobbiamo scattare dopo la curva, però ci anticipa purtroppo Woods. Woods purtroppo ci ha in qualche modo anticipato. Vediamo se riusciamo ad uscire dalla ruota di Michael Woods. No, abbiamo finito le energie. Ci passa anche Martin e non prendiamo neanche un punto su questa seconda categoria, purtroppo. Ma i corridori sono molto forti. Al prima categoria dobbiamo inventarci qualcosa, non aspettare l'ultimo chilometro, altrimenti ci fulminano. Allora, meno di 3 km allo sprint intermedio, al traguardo volante, fuga di 17, dobbiamo vincerlo con Trentin, prendere 20 punti. E gli altri velocisti resterebbero a bocca asciutta, quindi ottima operazione, però non diamo per scontato che la vinciamo la volata perché c'è Teuns, ho visto che in fuga c'è anche Mats Pedersen che è molto veloce, quindi dobbiamo stare attenti, anche Valverde è veloce, c'è una curva. Io a questo punto proverei ad anticipare lo sprint per sfruttare la curva. Siamo stati bravi, poi c'è un'altra curva, quindi rallenterei un attimo, sfrutterei anche quest'altra curva. E così vinciamo alla grandissima lo sprint intermedio, altri 20 punti, gli altri velocisti in classifica non ne prenderanno neanche uno perché i punti vanno ai primi 15 e la fuga era di 17, e quindi ottima operazione. Hindley è rimasto un po' dietro, vediamo se richiudiamo subito, dovremmo farcela senza problemi. Comunque con Trentin abbiamo fatto un'altra ottima operazione, poi in salita lo facciamo mollare perché non ha senso farlo distruggere in queste tappe.
Poi tra l'altro non stiamo neanche tirando, sfruttando questa fuga molto ampia, siamo sempre passivi sulle ruote, quindi stiamo facendo un ottimo lavoro. Allora siamo a 5 km dallo scollinamento e il gruppo però ci sta braccando, devo dire, dietro. Io a Trentino gli direi a questo punto di seguire senza faticarsi troppo, che non ha senso a questo punto spremersi. Noi prendiamo tutto il gel blu con Hindley. Già la fuga si sta sfaldando, si staccano corridori, mentre Hindley, devo dire, sta tenendo piuttosto bene a questo forcing di Woods. Trentino l'abbiamo fatto mollare, mamma mia, anche Sivakov ha poche energie, però il gel blu me lo voglio conservare con Sivakov. Speriamo che ce la fa fino allo scollinamento. Woods insiste, quindi conviene non scattare se il ritmo è questo, perché gli stanno staccando corridori. Mamma mia, dietro anche Ricci Porta accelera. Scattare prima con questo ritmo non so se sia una buona idea con Jay Hindley, perché si rischia di davvero di rimbalzare all'indietro. Gruppo della maglia gialla che ha soli 2 minuti dei fuggitivi, quindi non so se effettivamente i fuggitivi ce la faranno a vincere questa tappa, anche se sono ottimi corridori. E Porta adesso alza il ritmo. Trentino, gli abbiamo detto di seguire senza affaticarsi, anzi non perseverare proprio, non ha senso spremersi in questo caso. Ok, I'll take it easy to the finish. Va bene, Paul ancora insiste. Si stacca Kreuzinger e anche Peyo Bilbao, si staccano corridori di Hindley, speriamo che riesca a tenere in qualche modo. Venepol lo sta dando una bella passata in questa fase. 1,7 km allo scollinamento, le energie non sono tantissime. Adesso va Ricci Porta davanti. E ora anche Valverde sembra un po' faticare là dietro, devo essere sincero. Porte insiste. Ma Valverde è sempre in ultima posizione. Però sta già accelerando per lo sprint intermedio. Non facciamoci sorprendere, anche se non abbiamo proprio così tante energie. Proviamo ad anticipare un po' gli altri. Forse è un po' una mossa stupida. E infatti rischiamo di piantarci proprio alla fine. Prendiamo, non so se neanche se prendiamo punti, ci hanno passato tutti sulla linea. Prendiamo 2 punti grazie al 5º posto. Purtroppo non hanno un granché con Hindley. Allora inizia il Mur de Peyer, ma abbiamo preso Sivakov perché ci concentriamo su di lui, perché qui si incendia già la corsa sicuramente. Selezione già c'è stata, infatti il gruppo ha solo una quarantina di corridori. Trentino si è rialzato, il suo l'ha fatta, ha preso i 20 punti all'intermedio, che abbiamo detto di non perseverare. Questa è una salita breve, secca, di 8 km, quasi 9, però è abbastanza dura, quindi potrebbe già qui incendiarsi un po' l'azione. Anche Maika davanti, poi vedete lo squadrone Ineos con Kwiatkowski, Froome, Dennis, Thomas schierati. Hindley è lì davanti. Hindley non sta facendo una brutta tappa, anche se ha preso solo 6 punti per la maglia Pua. Però comunque meglio di niente. Vediamo se riesce a prendere punti anche su questa salita, ma la vedo difficile. Cerchiamo di stare nelle prime posizioni con Sivakov e di non commettere errori. E gli ultimi 5 km di questa salita, già la vedete dalla grafica sulla destra, sono brutali, una rampa di garage. Anche Carapaz per la Ineos, mamma mia che squadrone ragazzi, che squadrone. Kwiatkowski, Froome, Dennis, Carapaz, Thomas e poi il leader Bernal. Come on. Ultimi 5 km anche per noi, tra poco svolta a sinistra mi pare e inizia
il muro vero e proprio, con Hindley che devo dire mi sta sorprendendo lì davanti. Io a questo punto a Hindley proverei anche dirgli di attaccare, vediamo cosa succede, se stacca gli altri. Magari non lo seguono. Ok, no, ho detto di attaccare, ma non sembra farlo Jay Hindley. Si è attaccato, però non ha sortito un grande effetto. Diamogli il gel rosso. Intanto qui si accelera e si accelera anche parecchio. Inizierei a prendere un po' di gel blu con Pavel Siva. Anche se sembra stare abbastanza bene Pavel Siva, come devo dire. Ecco la svolta a sinistra, che me la ricordavo. Ed eccolo qua, la rampa di garage. Un vero e proprio muro con Dennis che ci si pianta davanti, purtroppo. E lo prende la Ineos davanti a tutti. Con Mikhail Kwiatkowski, Lazenko si pianta anche lui davanti a tutti. Per questo è importante stare davanti. Strada stretta, pendenza imponente, bisogna stare davanti. Krolzinger intanto, che era tra i fuggitivi, in difficoltà. Kwiatkowski esaurisce anche lui il suo lavoro. Froome adesso. Froome, Carapaz e Thomas rimasti a Bernal. E Roglic che è rimasto un po' indietro. Vedete cosa significa rimanere bloccati indietro. Anche Peyo Bilbao qui davanti. E Kreuzinger comunque insiste, non molla. Froome sta facendo un gran bel ritmo, devo dire. Hindley non ce la fa più, purtroppo abbiamo sbagliato a fargli fare quello a lungo. Adesso Hindley paga dazio. Abbiamo commesso un errore con Jay Hindley. Ma non so se Hindley è all'altezza di prendere la maglia Pua, perché non è un corridore fortissimo in questo gioco. Adesso Froome sta facendo un gran ritmo con Roglic, che è rimasto un po' dietro perché non ha preso la salita davanti. Adesso ne approfitto ovviamente Egan Bernal, con Roglic che dovrà rientrare. Comunque selezione che sta venendo fuori. Ripreso anche Adam Yates tra i fuggitivi, mentre Woods e gli altri continuano molto bene. Hindley non prenderà neanche un punto, quindi gli diciamo di non perseverare più, di salvarsi un po' con le energie. Intanto Froome continua in questo forcing con Roglic, che è attardato ed insegue, vedete, nell'altro gruppettino. Passa Woods per primo. La grande tappa quella di Michael Woods. Evenepoel e Porte, la Tour, ci sono insomma bei corridori nella fuga. Non può deluso, devo dire, Yates e Valverde. Continua il forcing di Christopher Froome. Con Pino che sembra anche lui in difficoltà. Noi con Sivakov non stiamo male. Non ce la fa più Froome. Vediamo se noi ne abbiamo ancora un pochino con Sivakov. Lui dovrebbe iniziare la discesa. Chi ha preso? Hindley. Io direi ad Hindley di aspettarci. Aspetta Sivakov. Recuperiamo un po' di energie. Hindley deve proteggerci adesso. Un Fulsang che tira, ma non sembra tirare in maniera molto convinta. Però comunque dietro sono rimasti staccati dei corridori. Bernal dovrebbe provare ad approfittarne. Proverei a dire a Hindley di tirare un po' al 90%, vediamo, perché dietro ci sono corridori che sono staccati. Vediamo se Hindley tira al 90%. E così mettiamo in difficoltà la maglia gialla di Roglic, in questo modo, facendo tirare Jay Hindley. Anche Carapaz dovrebbe tirare in questo caso. Sì, e infatti fa così, perché dietro c'è
dietro c'è Roglic, situazione particolare. Noi con Sivakov devo dire che siamo messi molto bene, perché c'è questo gruppettino con Carapaz, Sivakov, Indri, Quintana, Bernal, Fuglsang e Pinot. Noi dobbiamo assolutamente sfruttare questa situazione, questa corsa che si è accesa così sull'ultima salita, lo sapevamo. E con noi c'è anche Jay Hindley che può aiutarci a scavare un solco sugli altri corridori di classifica che, insomma, sono rimasti attardati. Adesso la discesa inizia a essere anche abbastanza tecnica, quindi è difficile fare differenza e rientrare. Gli altri dietro dovranno tirare, mentre noi possiamo, in qualche modo, anche Landa e Nibali sono parecchi attardati e dobbiamo approfittarne di questa situazione. Dobbiamo assolutamente approfittarne ed è quello che sta provando a fare Bernal con Carapaz. Discesa a datura folle per cercare di distanziare Roglic, ma Roglic comunque lì. Roglic penso che riuscirà a rientrare, però Landa, Nibali, abbiamo visto altri corridori, sono parecchio in difficoltà e noi dobbiamo approfittare di questa situazione. Mamma mia, Carapaz sta prendendo le curve come un dannato. Situazione di corsa interessante, perché Roglic ha più di 20 secondi, però poi ci sono Landa, Nibali e altri corridori che sono a un minuto. Quindi la situazione è molto interessante, devo essere sincero. Proviamo a dare una mano anche noi con Sivakov in questa discesa. Qui è tecnica, qui la discesa è tecnica, non so quanto può rientrare Roglic in questo tratto di discesa così tecnica. Abbiamo addirittura però allungato sul resto del gruppo e questo non è un bene. Però arriva Carapaz ovviamente a tutta. Adesso inizia il tratto piano e questa parte non la tagliamo perché è una parte importantissima della corsa, con Roglic che è rimasto attardato, è rimasto un po' indietro. Quindi la Ineos cerca di sfruttare un po' il lavoro di Carapaz. Noi restiamo a ruota di Hindley e poi, se Carapaz non ne ha più, facciamo tirare Jay Hindley con Roglic che è lì. Roglic è lì, non so se qualcuno gli dà una mano. C'è Thomas, Froome e Izaguirre e anche Buchmann. Solo Buchmann penso gli dia una mano, perché Izaguirre, Thomas e gli altri sono tutti gregari. Quindi Roglic in questo momento credo che stia tirando in prima persona là dietro, eccolo, per rientrare su questo gruppo. Con Carapaz anche lui a tutte. Quello che ci interessa è vedere che anche Landa e Nibali, sono Simon Yates, sono staccati. Poi anche Uran, Pools, anche Miguel Angel Lopez, che è decimo in classifica, è staccato. Insomma, corridori di classifica importanti sono staccati. Roglic è lì a 8 secondi, sta per rientrare. C'è qualcuno che gli sta dando una mano, quello non è Roglic, sta tirando Thomas. Quella è una cosa un po' senza senso, vedere Thomas che tira per aiutare Roglic non ha senso. Io a questo punto farei tirare Jay Hindley a tutta, perché ci sono Landa e altri corridori, anche Pogacar, Alaphilippe, che è davanti a noi in classifica, che sono staccati, e quindi io farei tirare a tutta Jay Hindley in modo da mettere in difficoltà questi altri corridori, anzi direi 110%, perché non dobbiamo fare rientrare Alaphilippe, Landa e gli altri corridori prima della salita. E quindi Jay Hindley a tutta, si sacrifica per Sivakov e cerchiamo di fare una bella classifica arrivati a questo punto. Però Thomas che aiuta Roglic a rientrare è un po' strano da vedere, per essere sinceri. Cerchiamo di non far rientrare Landa, Yates, poi Pogacar, Alaphilippe. Potremmo guadagnare un bel po' in questo modo in classifica generale. Potremmo andare in sesta posizione, non sarebbe una brutta operazione con il nostro Pavel Sivakov. Quindi Hindley a tutta in questa fase di tappa. Dovrebbe iniziare adesso la salita, quindi Hindley gli diciamo adesso 100%. Ripreso Leandro Valverde, con una bella tappa la sua, 11 km adesso, con Hindley che insiste.
Pogacar e Alaphilippe sono a più di un minuto. Urán, Lopez a due minuti. Situazione ottima per il nostro Pavel Sivakov, che devo dire che sta anche non proprio male. Tanto a parte Nairo Quintana, noi non lo seguiamo, andiamo con Jay Hindley al 100%, però ci pensa Froome ad andare a seguirlo. A questo punto diamo il gel blu a Hindley, gli diciamo di perseverare senza limiti in questa fase per vedere un po' come si evolve la situazione. Con Froome che prova ad andare a chiudere, noi non seguiamo in prima persona ovviamente. Quintana attacca subito, abbastanza strana come cosa. A questo punto Hindley, io direi di non perseverare, facciamogli recuperare un po' di energia, vediamo un po' la situazione dietro dei nostri uomini, se hanno bisogno di gel blu. Vabbè, Roulier finirà fuori tempo massimo, inutile stare a guardarlo, è molto probabile che anche per Roulier il Tour de France termina qua. Comunque Nibali, non so come, magicamente sono rientrati. Sono riusciti a rientrare. Non so come. Con poi Landa che si è ristaccato insieme ad Hindley e Simon Yates. Prende l'iniziativa adesso la Ineos. Iniziare a prendere un po' di gel blu con Sivakov. Dobbiamo assolutamente cercare di tenere duro perché c'è la possibilità di guadagnare. Peccato che Carapaz ci si pianta davanti. Termina le energie, Christopher Froome, grande tappa anche oggi al servizio di Egan Bernal. Mentre Vuzzo, Port e Evenepoel stanno facendo una super tappa perché hanno ancora due minuti di vantaggio e molto probabilmente vanno a vincerla questa tappa. Quintana insiste intanto. E Nibali in difficoltà, quindi bene così. Nibali in difficoltà, adesso va Thomas davanti. E il fatto che si sacrifichi Thomas è buono per noi, intanto riparte Quintana. Gli va dietro anche Thibaut Pinot, molto attivo in questa fase Nairo Quintana. Anche Roglic vuole partire. Bella tappa, sta venendo fuori davvero una bella tappa. Ripreso anche Pierre-Roger Latour, ma ragazzi, Woods, Evenepoel e Port stanno facendo un tappone. Anche Carapaz in difficoltà. E Thomas con questa accelerazione si è scordato dietro il suo capitano. Gran bel ritmo adesso dell'Astana con Isagir e Fulsang, hanno completamente dimenticato Lopez, ma quindi è evidente che il capitano dell'Astana è Jakob Fulsang, non può essere altrimenti. In questo gioco Fulsang è molto sopravvalutato, mentre Lopez molto sottovalutato. Si pianta Buchmann, quindi benissimo anche questa situazione. Continua il forcing di Isagir. Noi non lo seguiamo in prima persona, facciamo seguire la maglia gialla di Roglic, che devo dire la verità non sembra brillantissima, così come non sembra brillantissimo anche Egan Bernal. Infatti Thomas deve rialzarsi per aspettare Bernal. Thomas deve rialzarsi, era con Pinot, Quintana e gli altri uomini lì davanti per aspettare Bernal. Anche Roglic, sono rimasti un po' indietro, situazione particolare, 4.8 alla fine con Woods che si stacca, ma Evenepoel e Port sono ancora lì davanti, stanno facendo una tappa incredibile. E occhio che Roglic è in difficoltà, tappa piena di sorprese. Primoz Roglic in difficoltà, adesso Bernal, ma soprattutto Fulsang, che ha ancora Isagir lì davanti, ne possono approfittare. Parte adesso anche Egan Bernal, e proviamo a stare un po' sulla ruota di Geraint Thomas. Comunque insiste perché Roglic è rimasto parecchio attardato. Colpo di scena clamoroso in questa tappa del Tour de France. Noi proviamo a stare sulla ruota di Geraint Thomas, che comunque non ne abbiamo tantissimo. Beh, mamma mia, Roglic ha perso parecchio terreno. Bernal si sta andando a ricongiungere con quei quattro lì davanti. E qui Roglic perde sicuramente la maglia gialla. Pinot sta andando a prendere
Porte che ha staccato anche Evenepoel. Richie Porte sta facendo un'impresa in questa tappa. Noi sfruttiamo un po' il lavoro di Thomas, che Thomas si sacrifica per Bernard, ma con un occhio anche alla sua classifica generale. Quindi noi sfruttiamo un po' il suo lavoro. Thomas che tra l'altro ci è avanti solo di un secondo, forse addirittura abbiamo lo stesso tempo, quindi siamo un po' in corsa parallela con Geraint Thomas. Ripresa adesso Simon Yates, che è nono in classifica generale, quindi stiamo insieme ai nostri avversari per quanto riguarda le posizioni di classifica. Ma Roglic ha più di un minuto anche dal nostro gruppettino. Tanto Quintana, Pulsang hanno ripreso adesso Evenepoel le porte, con Evenepoel che si era riaccodato. Quintana stacca tutti e va a vincersi la tappa. Noi stiamo facendo una bella tappa con Sivakov. Proverei adesso anche un allungetto, sfruttando tutto il gel rosso che abbiamo ancora a disposizione. 600 metri alla fine. Prendiamo tutto il gel rosso. Ci parte Geraint Thomas. Prendiamo qualche secondino, ma bella tappa quella di Sivakov. Tra l'altro addirittura arriviamo decimi, quindi ci piazziamo nella top 10. Allora, undicesimi con Sivakov, ottima tappa la nostra, la vince Quintana. Roulier purtroppo fuori tempo massimo. Vediamo come si evolve la classifica generale, con Fulsang in maglia gialla con 46 secondi su Bernal. È terremoto nella classifica generale, perché Roglic a 2.43, Pinot 2.49, Quintana purtroppo è a 4.06. Paga la tappa in cui ha perso 1 minuto e 30, è rimasto attardato. Noi con Sivakov siamo sesti, mi ricordavo male, eravamo davanti a Thomas a 6.44. Ok, siamo distantissimi dalla maglia gialla e anche dal podio, però a questo punto appare evidente che per noi è importantissimo fare la classifica generale, perché siamo messi benissimo. Risale alla grandissima Jonny Sagir, però è a 10 minuti, quindi noi siamo con più di 3 minuti di vantaggio sul non in classifica, quasi 4 sul decimo. E guardate invece Carapaz, Alaphilippe, Land, Evenepoel, Bardet, Nibali sono distantissimi da noi, così come anche Pogacar. Quindi appare evidente che oramai con Sivakov dobbiamo cercare di fare la classifica e fare un sesto posto davanti a Thomas e Yates, che sarebbe straordinario. Maglia Poix, ancora Hindley davanti con 42 punti. Non stiamo racimolando tantissimi punti, però stiamo riuscendo a tenere questa maglia, mentre con Trentin allunghiamo per quanto riguarda la maglia verde, quindi benissimo così. Classifica squadre, restiamo in seconda posizione, la Ineos continua ad allungare. Bene, termina questo video, vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale e ci vediamo nei prossimi video per continuare la serie sul Pro Team. Ciao a tutti!